Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video interattivo. Come vi ho detto nell'ultimo video che abbiamo fatto, facciamo un video un pochino meno statico, un pochino meno, diciamo, impostato. Allora, andiamo a vedere, facciamo questo. Allora, cosa sta per accadere ai vari segni zodiacali? E allora iniziamo subito col prendere le carte che riguardano appunto i segni zodiacali. E li faremo prima di tutto con i vari elementi e poi in base ai segni che appartengono all'elemento andremo a vedere segno per segno una parola chiave anche con il nuovo oracolo e con il messaggio d'amore. Andremo a prendere questi per quanto riguarda segno per segno e poi volevo vedere il nuovo mazzo, se magari mi ricordassi dove li ho messi. Vediamo un po' se ricordo. Innanzitutto andiamo a prendere i miei fantastici oracoli e poi volevo prendere anche questo qua, oracoli genealogici per quanto riguarda il messaggio comunque innanzitutto andremo a vedere elemento per elemento qual è il messaggio in generale e poi segno per segno una due parole chiavi per quanto riguarda ogni segno che appartiene a un elemento. E adesso iniziamo col dire che il lunedì, il mercoledì e il venerdì mi trovate in live dalle 21 in poi, 21, 21 e 30. E per quanto riguarda i consulti personali, sono sempre a vostra disposizione per le info. Mi potete chiedere informazioni ai contatti che trovate giù, numero WhatsApp, indirizzo di posta elettronica. E ricordo che avete a disposizione sia una domanda con donazione libera, sempre in privato, e sempre con donazione libera, curiosità e caratteristiche per quanto riguarda la vostra data di nascita legata alla numerologia, a tutti i libri che io posseggo, anche quello in privato con donazione libera, senza nessun obbligo di tariffa fissa come, diciamo, le domande che ci sono. Comunque, se volete informazioni, me li potete chiedere tramite i miei contatti. Iniziamo subito con il primo elemento. E come ultimo elemento abbiamo i nostri segni di fuoco che sono Ariete, Leone e Sagittario. E andiamo a vedere di che cosa parliamo per i nostri segni di fuoco. Vediamo un po' che cosa accadrà ai nostri tre segni di fuoco, prima in linea generale e poi singolarmente. Ok, vediamo un po' chi abbiamo. Oh, abbiamo qualcuno che in questo momento è molto pensieroso, eh? Molto pensieroso e anche se si dedica magari a degli svaghi, il suo pensiero è, diciamo, sempre lì. Mi esce di nuovo la carta dello svago, della musica. Mi esce anche questo bel soggettino qui che potreste anche riconoscere attraverso i colori e il tipo di sguardo. Magari c'è un'altra persona di mezzo nella vostra vita. Di nuovo la musica come, diciamo, filo conduttore di questi tre segni di fuoco e parliamo proprio di sentimenti. Questa è la carta che riguarda i sentimenti per quanto riguarda il segno zodiacale e i segni di fuoco. Andiamo a mescolare di nuovo gli oracoli, nuovo elemento, nuova mescolata. Vediamo un po' che cosa c'è per i segni di fuoco. Ok, vediamo un po' che cosa abbiamo per i segni di fuoco. Ok, oh, abbiamo una rivale. O magari vi sentite minacciati da qualcuno, i segni di fuoco difficilmente si sentono minacciati. Abbiamo il coraggio che ai nostri tre segni di sicuro non manca. Abbiamo un blocco, una prigione. Abbiamo una crescita molto importante, un rifiuto e
e abbiamo dei segni. Allora, qui mi verrebbe da dire che il vostro pensiero è bloccato perché pensate che magari ci possa essere qualcuno che fa da rivale a voi. Il vostro coraggio non manca perché voi andate avanti sicuramente rifiutando in questo momento una situazione che tende a bloccarvi, appunto perché pensate che c'è questa rivale. Sicuramente i segni sono molto positivi per quanto riguarda i segni di fuoco e di conseguenza vi portano anche a una crescita interiore. Al di là di questo blocco che io onestamente non vedo perché non è un blocco che secondo me hanno i segni di fuoco, ma è un blocco che qualcuno ha nei vostri confronti e che non vorrebbe avere. Abbiamo i soldi per i segni di fuoco. I miei genitori mi hanno permesso di creare abbondanza nella mia vita. Secondo me anche per i segni di fuoco ci potrebbe essere una piccola entrata di denaro derivante magari da un lavoro proficuo oppure qualche idea che vi viene in mente appunto per il lavoro e che va a buon fine. Vediamo, siamo in fase di yin, cioè di ricezione. I segni di fuoco sono pronti a ricevere tutto quello che in passato hanno dato. Allora, il principio femminile della recettività, lasciare che qualcun altro faccia la prima mossa, raccogliere informazioni e afferrarne i suggerimenti, l'arte del concedere consapevolmente. State vivendo una fase di voluta recettività, mentre attendete con garbo ciò che sta per arrivare, pronti ad accettarlo quando si renderà manifesto. Yin non significa che dovete restare lì a sognare o a dormire, ma piuttosto che dovete permettere consapevolmente alle cose di fluire verso di voi, preparandovi a ricevere il premio che ne verrà. Questo segno vi chiede di mantenere una certa dose di sensibilità mentre studiate con attenzione le azioni degli altri e riflettete sul modo in cui esse incidono su di voi e sulle vostre azioni. Ricordate, dovete lasciare spazio ai miracoli per far sì che essi accadano. Siete tra coloro che vengono plasmati anziché tra coloro che plasmano e vedrete con quale rapidità i vostri sogni si avvereranno. I rapporti interpersonali, lasciate che siano gli altri a prendere l'iniziativa. Il vostro potere risiede nei piccoli gesti, nella tenera consapevolezza e nell'accettazione cosciente. Nel cedere le redini vi ritroverete ad avvicinarvi senza fatica alcuna a ciò che desiderate davvero. Consentite agli altri di dirvi chi sono e chi possono essere per voi, lasciando che siano le loro azioni a parlare per loro. Ne resterete piacevolmente sorpresi. Molto bella questa, diciamo, questa espressione dello yin per quanto riguarda i segni di fuoco in generale. Adesso andiamo a vedere segno per segno. Iniziamo sempre dal primo segno dello zodiaco, dall'Ariete. Vediamo un po' che cosa ci dice questo. Le sibille cosa ci dicono? Oh, abbiamo la sfida, lotta, confronto e contrasto. È questo. E diciamo il pane quotidiano dell'Ariete, perché l'Ariete, di cui come voi sapete io ne faccio parte, diciamo ama le sfide e non si tira mai indietro. E in questo momento l'Ariete si trova in lotta, in contrasto con un qualche cosa che sta vivendo. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Oh, abbiamo sblocco! Qualcosa che si sblocca per l'Ariete, dei silenzi che si sbloccano, qualcosa che fino a questo momento è rimasto in silenzio che finalmente prende voce e parla. E abbiamo dei dubbi. Magari appunto lo sblocco di questi silenzi farà sì che l'Ariete si tolga qualche dubbio e la smetta di sfidare il mondo intero come sempre. Questa è volata via, abbiamo condivisione. Poi abbiamo felicità e non condizionamento. Sicuramente l'Ariete non si fa condizionare
Non è un segno che si fa condizionare, ma vedo all'orizzonte condivisione, perciò potrebbe anche essere l'inizio di un qualcosa a livello sentimentale e di felicità. Finalmente magari l'Ariete smetterà di sfidare se stesso con questo sblocco. Indubbiamente c'è qualcosa che si sblocca per gli Arieti. Allora, vediamo un po'. Nessuno mi attrae quanto te. Benissimo. Non riesco ad aprirmi. Non sono disponibile ora. Benissimo. Questo è per quanto riguarda il segno zodiacale dell'Ariete. I messaggi. Andiamo a vedere Leone. Di cui purtroppo come ascendente anche io ne faccio parte. Vediamo che cosa mi dice come ascendente. Oh, abbiamo un cambiamento, uno squilibrio, un rinnovamento per quanto riguarda il segno zodiacale del leone. Abbiamo la felicità, l'indifferenza. Magari l'indifferenza che stiamo diciamo affrontando oppure l'indifferenza che stiamo avendo con qualcuno porterà appunto a un cambiamento importante e porterà anche a finalmente a sbloccare la passione, a cambiare la passione, perché c'è qualcosa che si sta trasformando da indifferenza a passione e felicità. Allora, abbiamo fermezza, qui i leoni non si scostano di un millimetro. Movimento, finalmente qualcosa che si muove, appunto, è libertà. Diciamo che fra segno e ascendente non mi dovrebbe andare male e chi si trova nella mia situazione fra segno e ascendente così, diciamo che una situazione in particolare sta cambiando. Scusate, avevo dimenticato i messaggi. Vediamo i messaggi d'amore per quanto riguarda il segno zodiacale del leone. Allora, abbiamo voglio che mi cerchi tu. E poi abbiamo non vorrei fosse troppo tardi. E magari non sono stato sincero. Bene, qualcuno che finalmente si rende conto di ciò che ha combinato. E come ultimo segno di fuoco abbiamo il Sagittario. Vediamo che cosa abbiamo per il segno del Sagittario. Oh, abbiamo la luna, abbiamo la notte, i sentimenti, la fantasia, le emozioni e i segreti. Perciò il nostro amico Sagittario, diciamo un po' la sua fantasia tende a volare, ci sono dei sentimenti, ci sono delle emozioni magari segrete che non riesce a manifestare. Eccoli qua, benissimo i sentimenti che sono venuti fuori. E poi abbiamo la paura del futuro. E poi abbiamo le incomprensioni che diciamo ci sono in tutte le situazioni. Qui abbiamo umanità, abbiamo resilienza, abbiamo rispetto e abbiamo servizio. Era venuta fuori e l'abbiamo presa. Vediamo adesso per quanto riguarda i messaggi d'amore del Sagittario. Allora, oh, un Sagittario che dice mi manca il coraggio. E allora è proprio preso da questi sentimenti. Ritornerò da te. E poi abbiamo dammi una possibilità. Un Sagittario che prega per un ritorno. Bella questa. Cari segni di fuoco, io vi ringrazio per aver visto il vostro video. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate in questa stesa, in questa lettura, vi ricordo che potete contattarmi in forma privata attraverso i numeri e l'indirizzo email che trovate giù sotto il video. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.